Una recinzione più sicura e decorosa, nuovi giochi, laboratori per bambini, percorsi sensoriali, ma soprattutto tanti fiori e piante. Ecco i nuovi giardini della Passerella che domenica riaprono i battenti dopo un intervento di riqualificazione realizzato dal Comune e da SM Servizi con le associazioni Lega Ambiente, Recuperiamoci, Street Basket, Panificio Fogacci e il gruppo dei genitori della Passerella, i primi a portare all'attenzione dell'opinione pubblica lo stato di degrado e di pericolo in cui versava quest'area verde del centro storico, troppo spesso frequentata da tossicodipendenti e spacciatori. L'idea è stata quella di creare un grande giardino fiorito con specie rarissime, alcune delle quali fatte arrivare appositamente dal Belgio. Nella grande aiuola, creata dentro la vasca della vecchia fontana, ci saranno azalee, petunie, cornelie e una serie di erbacee. Si potranno ammirare tre tipi di piante che non sono presenti in nessuno dei giardini della città: la Davidia involucrata, detto anche albero dei fazzoletti, lo Styrax con dei fiori a forma di campanella e il Cornus Florida. L'idea è quella di dare un'immagine un po' diversa, anche veramente un po' diversa dagli altri giardini di Prato, un posto piacevole dove stare. Nonostante tutti i problemi che ha avuto questo giardino, l'idea è di rilanciare, di provare a dargli un'immagine e una fruizione diversa. Domenica sarà una giornata di festa dalle 9.30 alle 19.30 con tante attività organizzate dalle associazioni coinvolte nel progetto di rilancio, le stesse che da lunedì lavoreranno per mantenere al meglio questo spazio che almeno per il momento sarà aperto dalle 15 alle 20 e sarà sorvegliato da due custodi della cooperativa Eccoci. Faremo una serie di attività nel mese di maggio e di giugno, coinvolgendo anche partner istituzionali come la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco, Estra e ASM, oltre al GISPI. Tutte le attività di rugby del campino verranno fatte alla Passerella. Domenica saremo a lavorare ai giardini, a piantare rose, a piantare piante aromatiche e allo stesso tempo la richiesta dei cittadini è stata anche quella di avere un giardino protetto, quindi che non sia più teatro di cose brutte.